fino ad allora io non tornerò su questo argomento. Voglio solo aggiungere che non mi interessa neppure la discussione se il candidato debba essere un politico o un'espressione della società civile. Quello che mi interessa è che sia bravo, che abbia competenze ed esperienze, che abbia la capacità di vincere e soprattutto che sappia assicurare ai milanesi 5 anni di buon governo. Abbiamo tutto il tempo da qui alla data delle elezioni per farlo conoscere ai milanesi. Nel frattempo dobbiamo continuare a lavorare con serenità e con impegno. Proprio in questo consiste il grande, difficile compito di guidare una città come Milano. Unire visione e concretezza, saper guardare lontano senza omettere di occuparsi delle buche nelle strade e delle panchine rotte nei parchi. Chi ha amministrato Milano in questi anni non ha saputo fare né una cosa né l'altra, purtroppo. L'esperienza manageriale del sindaco Sala aveva suscitato molte speranze, anche in chi non lo aveva votato. Bene, o anzi male, queste speranze sono speranze andate a deluso. Lo dico con profonda amarezza, non solo come leader di Forza Italia, ma come cittadino milanese. Voi conoscete il rapporto speciale che mi lega alla città nella quale sono nato, ho studiato, ho cominciato a lavorare, ho costruito e realizzato molti dei traguardi della mia vita. In una città diversa, che non avesse il respiro, come dire, il dinamismo, l'apertura internazionale di Milano, sarebbe stato molto più difficile ottenere gli stessi risultati nell'urbanistica, nella televisione, nello sport. Milano per molti anni è stata il nostro fiore all'occhiello.